Bella ragazzi, abbiamo deciso di fare questa mini introduzione perché l'intervista che starete per vedere è abbastanza lunga ma molto molto interessante. Quindi abbiamo deciso di dividerla in due puntate. Per cui mettetevi comodi e vai col video. Ciao ragazzi, bentornati sul canale di MyGrass e oggi siamo qui con Paolo. Ciao! Che lavora per Canna e quindi ci aspetta una giornata con un bel po' di domande sui prodotti, spiegazioni varie, speriamo di togliere tutti i vostri dubbi. Ciao Paolo! Ciao! Sei venuto anche tu nella nostra nuova serie video. Sono molto contento di essere qua perché ho visto le altre e ho trovato il progetto molto interessante. Quindi io inizierei subito a chiederti di cosa ti occupi per Canna. Okay. E anche un po' la storia dell'azienda, come è nata, qualche curiosità magari. Allora, io sono il responsabile per il mercato italiano di Canna. L'azienda nasce 26 anni fa in Olanda dalla passione di due cugini per le piante. L'idea originaria era di cercare di dare il miglior prodotto possibile, sempre in termini di fertilizzanti e substrati, agli amici di questi due cugini. Poi diciamo che la cosa col passare del tempo si è ingrandita sempre di più e adesso possiamo dire che siamo presenti in tutto il mondo. Per chi non ci conoscesse, siamo un'azienda specializzata in substrati, additivi e fertilizzanti per piante a crescita rapida. E invece la filosofia che c'è dietro allo studio di una linea completa di prodotti come avete voi, perché ci sono tutti questi prodotti, avete deciso di dividere magari in vegetativa, fase di fioritura e non un prodotto unico, insomma, cos'è che ha spinto questo tipo di scelta? La filosofia di tutta la gamma dei prodotti Canna è quella di basare lo sviluppo dei prodotti sulla cosiddetta agricoltura di precisione, perciò dare al coltivatore la possibilità di riuscire ad agire in maniera specifica e efficace a qualsiasi tipo di esigenza che potrebbe avere la pianta. Per questo tendenzialmente le nostre basi sono divise in uno, un fertilizzante per la fase di crescita e un fertilizzante per la fase di fioritura. Poi c'è tutto un corredo di additivi che vanno dati in specifiche fasi di sviluppo della pianta, dare alla pianta quello che la pianta ha bisogno in quello specifico momento. Questo diciamo è uno dei pilastri dell'azienda. Abbiamo una società interna che fa parte del nostro gruppo che si dedica esclusivamente allo studio e allo sviluppo di nuovi prodotti. Questo penso che sia un elemento fondamentale perché riusciamo a testare in prima persona i prodotti prima di metterli in commercio. Non c'è da sottovalutare tutto l'aspetto logistico, cioè che un fertilizzante deve partire dalla sede di produzione in Olanda, deve arrivare negli Stati Uniti, in Cile, in Giappone, sì, e perciò deve subire tutta una serie di stress climatici legati al trasporto che potrebbero andare a cambiare quelle sono le caratteristiche stesse del prodotto. In generale, qualsiasi prodotto canna è studiato partendo da materie prime di altissima qualità, perché riteniamo che appunto senza ottimi prodotti di partenza non si potrebbe mai ottenere un fertilizzante di questo caratteristiche. Quindi per curiosità, con dati alla mano, il prodotto più venduto, quello che è sempre più richiesto? È il booster accelerator. I booster generalmente fino anni 90, inizio 2000, erano i pick up a 13-14. Poi dopo anni di studio i nostri laboratori sono riusciti a produrre, a ideare questo tipo di booster. La differenza principale fra un booster e un pick up a 13-14 è che se diciamo un pick up è un nutrimento per le piante, fosforo e potassio, il booster è uno stimolatore puro. E invece il prodotto che secondo te viene considerato non fondamentale all'interno della vostra linea, che però conoscendo come lavorate, se l'avete inserito, secondo me è molto utile. Ma io parlerei più di un prodotto o una linea di prodotti? Ah, ok, vai. Che è la linea acqua. Secondo me invece la linea acqua è un prodotto ottimo, principalmente per la facilità di utilizzo. È sì un bicomponente, cioè un bicomponente per la fase vegetativa e un bicomponente per la fase di fioritura, ma il vantaggio principale della linea acqua è che è una linea pH perfect, cioè una volta preparata la soluzione nutritiva, fissata il pH 5,2, il coltivatore non deve più metterci mano. Come la stessa è l'argilla clay pebbles. Sì, argilla espansa. L'argilla espansa è un'argilla
che va semplicemente sciacquata per togliere via leggermente la polvere, ma è un'argilla già con un pH fissato. Avete fatto tutto voi al posto del coltivatore, insomma. Esatto. Pronti via. Nelle nostre linee per impianti idroponici le abbiamo divise in due linee per gli impianti idroponici, la linea acqua e per i sistemi a ricircolo, invece la linea idro per i sistemi a perdita. Molti mi chiedono, ma perché dividere in due linee? Esatto. Per i tamponi del pH, perché dobbiamo pensare che per la linea acqua, dove l'acqua rimane nello stesso bacino dai 5, 7 ai 10 giorni addirittura, c'è bisogno di un quantitativo di tamponi pH molto più elevato che in una linea perdita dove la soluzione è sempre fresca. Chiederei di spiegarci la differenza fra una linea minerale classica, okay, e invece la vostra linea bio. Per la coltivazione in terra abbiamo due linee, la linea terra, che è la linea minerale, e la linea biocanna, che è la linea organica con certificazione biologica. La differenza principale fra una coltivazione minerale e una coltivazione organica: la coltivazione minerale i nutrienti vengono direttamente assorbiti dalla pianta, nella linea organica c'è un processo di scomposizione di elementi grossi attraverso la flora batterica presente nel terreno e poi vengono assorbiti dalla pianta. Io faccio sempre questo esempio, molto stupido e banale, ma dà molto l'idea. Quando noi mangiamo normalmente è come se mangiassimo un prodotto organico, quando per X motivi non possiamo mangiare, andiamo in ospedale e ci fanno una flebo, quella è un'alimentazione minerale. Cioè direttamente nel sangue, e quello che ci danno. Vantaggio di una linea minerale: che tu puoi agire in maniera diretta su qualsiasi tipo di carenza che può avere la pianta. Lo svantaggio è che se sbagli a dosare le sostanze nutritive puoi cosiddetto, diciamo, bruciare, andare in overfitting la pianta. Nel 95% delle acque italiane con la linea biocanna non bisogna controllare né C né pH. Il vantaggio è che non si va in overfertilizzazione, non bisogna comprare strumenti di misurazione, ed essendo tutto a rilascio molto lento non bisogna neanche fare il cosiddetto flush finale, perché... Ecco, questa era una delle domande che ti volevo fare. Tendenzialmente se uno lavora bene con la linea organica non hai bisogno non è necessario fare un flush finale. Allora, diciamo che non bisogna usare C e pH. Se usa un'acqua di rubinetto compresa fra 5,5 e 8,5, facciamo diciamo un range ampio, abbastanza ampio, e se l'acqua di non è pH, stiamo parlando di pH, okay. Sì, di range, e se l'acqua non è troppo dura. I problemi principali con le linee organiche è quando le acque sono molto dura, perciò c'è una presenza di carbonato di calcio molto, molto alta, come succede qua da noi a Milano di solito. Con delle acque molto dure ci potrebbe essere il rischio di avere una carenza di calcio e magnesio, si vede nel lungo periodo, però io dico nel 90-95% delle acque italiane si può usare senza misurare C e pH. La differenza principale di biocanna rispetto ai competitor che esistono nel mercato italiano è che è una linea esclusivamente creata partendo da materie prime di origine vegetale. Quando abbiamo creato la linea biocanna l'idea era quello di fare una linea organica e biologica che fosse specifica per il coltivatore che voleva un prodotto veramente pulito, veramente salubre. Cosa succede? Sarebbe stato molto più facile fare una linea organica di origine animale, e che utilizzando materie prime di origine animale tu non riesci ad avere il controllo su tutto il processo produttivo. Tutto quello che sono le feci di origine animale, se hai bisogno di prenderle in grandi quantità, devi per forza andare in allevamenti industriali intensivi. Perciò la materia prima è sì origine animale, naturale, però tutti ben sanno che tipi di trattamenti, che tipi di mangimi, che tipi di trattamenti antibiotici ricevono gli animali, certo, in allevamenti intensivi. Invece utilizzando materie prime esclusivamente di origine vegetale e di agricoltura biologica, diciamo, siamo sicuri di quello che date alle vostre piante. Esatto. E visto che siamo in argomento, una domanda che mi è venuta in mente è: tu cosa consiglieresti, ad esempio, visto che il mercato è sempre più orientato a piante a crescita sempre più rapida, consiglieresti più una linea minerale o si potrebbe tranquillamente utilizzare la linea bio, visto tutto quello che abbiamo detto finora? Si può usare tranquillamente la linea bio. Penso che la scelta finale sia del coltivatore. Beh, come sempre. Si riescono a ottenere risultati ottimi in entrambi i casi. Dai nostri studi abbiamo visto che utilizzando una linea organica si va più a incidere su quelli che sono i sapori e gli aromi di un prodotto da coltivazione. Si perde un attimino su quello che è la quantità, ma si guadagna molto di più sulla qualità,
quando parliamo di una linea organica rispetto a una minerale.